Ciao Moris, Ciao buona Moris. serata. Salve, buonasera. Buona serata. Allora, ti vediamo ovviamente interagire nella nostra community. Sei un affezionato lettore di Mediagol.it e ti Sì. chiediamo, è assolutamente legittima la rabbia, la delusione, lo sgomento dei tifosi del Palermo rispetto a questa gestione, alla luce anche di questo mercato invernale assolutamente asfittico in entrata. Guardi, questa è una situazione che va avanti da tanto tempo, da quando il Presidente, diciamo, che ha cambiato un po' le registre, nel senso giustamente l'ambiente, quindi lui sta facendo tutto un altro tipo di logge, non era più il periodo di quando c'ero io, era un'altra cosa. Sì, giustamente i tifosi ce l'hanno con Zamparini fa quello che può fare perché giustamente ha fatto un'altra politica e quindi i tifosi, se ragiono da tifoso, devo dare ragione ai tifosi. Se ragiono da uno che vuole bene al Palermo, vedere il Palermo così mi fa malissimo. Se ragiono da parte della società, ragiono che Zamparini sta facendo tutto un altro discorso. Quindi io quello che dico ai tifosi, come ho sempre detto, giustamente fa male vedere un Palermo così, fa male vedere uno stadio vuoto. Però adesso bisogna stare tutti uniti perché nel calcio non è mai detto l'ultimo. Domenica c'è stata un'ottima prestazione contro il Napoli, ci potevano essere i 3 punti, però non sono arrivati. Quindi la squadra vuol dire che è viva, vuol dire che la squadra lotta per l'obiettivo della salvezza. Sarà difficile, però il calcio è questo, non è mai detto l'ultimo fino alla fine. Moris, escono Oscar Lindemark e Robin Quaison, uno va al Genoa, l'altro al Mainz in Sì. Bundesliga, e non arriva nessuno, insomma, nessuna operazione è entrata quando manca un'ora e Un'ora e mezza mezza. alla fine del calciomercato. Dico, questo è un Ma mercato che sta di resa, è una resa può vera e darsi che propria. il buon direttore Salerno sarà agli ultimi colpi nell'ultima mezz'ora, ecco, quindi non penso che il Palermo da qui adesso non prenderà nessuno, dai. Morris, ma l'hai visto tu in giro? Non ci voglio credere. Sei riuscito ad avvistarlo, Salerno? La sento lontano, scusa. È riuscito ad avvistare Salerno? Perché noi stiamo cercando notizie del direttore sportivo. Nicola, io qui non l'ho visto, Ah, quindi non quindi so farsi neanche domanda. Carrozzieri ha visto Salerno. Dico, Scusami. può essere un buon segno, Morris, magari è impegnato a chiudere qualche Può essere, operazione. bravissimo, sì. Assolutamente. Allora, tu hai visto a Assolutamente. Napoli una squadra certamente combattiva, determinata, anche solida ed equilibrata in fase di non possesso, ma insomma, quando c'è da proporre, manca qualità, manca fosforo, manca Questo mi inventiva. sa perché sennò il Palermo non era in quella situazione dove si trova adesso, quindi Fa fatica. sì, però ecco già la squadra dà il massimo impegno, non molla e quindi l'importante è che la squadra è viva. Morris, a proposito di Posavec, perché insomma ne stanno parlando in tanti in queste ore, perché insomma le potenzialità sono abbastanza evidenti dal punto di vista dell'esplosività, della reattività, è un portiere che ha grande istinto, grande verve tra i pali, però insomma a livello di fondamentali le lacune sembrano essere tante Guardi, da io non mi colmare. sento di condannare un portiere per questo errore che fa, perché capita a tutti, capita dal migliore da Buffon a Donnarumma, a tutti quanti, quindi, però vedo che è un portiere che ha delle potenzialità, giustamente è un ragazzo giovane e in un contesto di un campionato si deve mettere in conto che qualche cosa capita, ecco, qualche errore così capita, Morris, quindi da grande non è da difensore, condannare. scusami, da grande difensore, il Palermo una cosa buona l'ha fatta, ha resistito all'assalto del Sassuolo per gol Daniga. Ecco, mossa azzeccata a tuo avviso? Sì, un ottimo difensore, mi piace molto. Mi piace molto, un ottimo difensore, quindi dai, diciamo che lì in difesa, ma anche Domenica ha detto bene la difesa, Domenica mi è piaciuto molto. Una grande difesa, uniti, quindi speriamo che continuerà così e speriamo che si riesca, ecco, con un gol in più e una papera in meno, chiamiamola così, del portiere, che come ho detto non lo condanno perché sono cose che capitano nel calcio. Ogni tanto, e se gira un po' di fortuna non fa male perché la fortuna aiuta sempre. Morris, sembra assurdo dirlo, ma adesso c'è un doppio turno interno. Ecco, Sì, c'è fare punti Crotone e per crederci Atalanta. ancora? Tu ci credi Ma io, ancora? se fai 6 punti, secondo me, io non penso che l'Empoli adesso queste 2 partite faccia 6 punti. Se tu fai 6 punti e riesci a recuperare qualcosa, secondo me il campionato è ancora aperto.
Ok, l'ultimissima, ti lasciamo andare, ma al presidente Maurizio Zamparini cosa ti senti di dire? Tu che sei così profondamente legato ai tifosi del Palermo, cedi, passa la mano, cambia registro, cosa vuoi dire? Cioè, comunque sapete bene, il presidente per me è stato un secondo padre, sì. La cosa che mi è successa non l'ho mai fatto, cioè, siamo sentiti così. Sì. L'unica cosa che gli dico, se lui giustamente non ha più fisicamente, perché ha una certa età, più non si sente più quel Palermo suo come prima, così di cederlo a delle persone che veramente tengono al Palermo e che veramente vogliono il bene del Palermo, per far tornare il Palermo dove era quando ce l'ho io, insomma. Questo è l'unico consiglio che vi do. Speriamo che lui lo accetti, oppure speriamo che lui ritorni quella voglia, non so se c'è ancora, oppure quella forza fisica che aveva negli anni passati, per riportare il Palermo lui personalmente dove quanto siamo stati noi. Morris, ti salutiamo, sintetizzandoti un po' l'onda d'affetto che sta arrivando. Sì, tantissimi messaggi di affetto. Non solo ti vogliono a Palermo al Barbera, ma ti vogliono addirittura in campo, ti rendi conto? No, in campo no. Speriamo un giorno di tornare da dirigente, qualcosa, perché veramente sarei felicissimo. Non saresti il solo, anche tutti i tifosi del Palermo lo sarebbero. Qualcosa grazie, Morris. Mi si viene addato. Grazie a voi, grazie.